si sente bene questo, no, penso? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con i nostri fratelli e sorelle defunti. Bene, ringraziamo il Signore, voglio vedere sempre il lato positivo delle cose. Di solito di questa giornata avevamo un sole bellissimo, però anche molto forte. Adesso diciamo che Dio, il cielo, la Madonna ci hanno graziato con questo venticello e così il sole un pochino si fa vedere, un po' no. E allora io la vedo tutto sempre come una grande provvidenza. E allora ringraziamo il Signore. Abbiamo preso questa bellissima abitudine avendo anche, ecco, la grazia di avere la Madonna che sul carro può essere abbassato. Abbiamo avuto la grazia di avere queste due coppie di buoi, ecco la novità di quest'anno. Poi per il futuro veramente, ecco, cercheremo di portare avanti il fatto dei due buoi, se si può o non si può. Noi ci lasciamo alle mani di Dio. La cosa importante è questa: siamo cresciuti nella fede? Se sì, se abbiamo fatto cose belle, se il nostro cuore è veramente è pieno di gioia e cambiamento di vita, allora significa che la festa, oltre a tutto quello che abbiamo fatto che è stata bellissima, è riuscita. E allora mettiamo tutti questi sentimenti in più. Celebriamo la Santa Messa per i nostri cari defunti qui nel cimitero di Casandrino, ma per tutta l'umanità, sapendo che Dio ci ama tanto e adesso vuole che noi veramente lo ringraziamo con la cosa più bella che sappiamo fare, l'Eucarestia, accompagnati come sempre da tutti i sacerdoti di Casandrino, partendo da Padre Franco, Don Luigi, Padre Fabian, Don Antonio Scarano, il Diacono Antimo. Preghiamo un po' per Don Antonio Pigone, che sta attraversando un momento di salute un po' cagionevole, niente di che, però sta capitando spesso. E allora noi, come pecorelle di Casandrino, ecco, noi pregheremo anche per lui in questa Santa Messa, che il Signore possa veramente ristabilirlo ed essere ancora e sempre pastore della comunità del Sacro Cuore. Fratelli e sorelle, prima di incominciare questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, chiniamo il capo e chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Siamo in festa, allora diciamo il gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, o Signore, lo spirito che animò il tuo Vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte dell'eterno amore.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo portato una settantina di sedie, così per qualche persona più anziana. Se ci sono altre sedie, c'è qualcuno più giovincello, ecco, nella carità, lasci il posto a qualcuno più anziano. Ci sediamo per chi si può sedere. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Rendiamo sempre grazie Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, grazie, che è in Dio, Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza. Nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli, amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. La vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che Egli ha risuscitato dai morti. Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Cantate al Signore. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre, gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Cantate al Signore, canto nuovo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. Le lodi di Dio sono sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente, di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelle che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della gienna, due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio, non conta nulla. Se invece giura per l'oro del tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il tempio, che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare, non conta nulla. Se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerto all'altare, che rende sacro l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quello che vi sta sopra. E chi giura per il tempio, giura per il tempio e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Mi stava venendo in mente che forse qualche anno fa, no, per molti di Casandrino che avevano sempre pensato sarebbe bello che la Madonna entrasse nel cimitero, però vedete che poi, ringraziando Dio, la tecnologia eccetera eccetera, si è dato possibilità. Questo ci dice anche nella vita spirituale, nelle situazioni della vita, ci dice che se noi con la nostra capacità, passando degli anni eccetera, cioè ci sviluppiamo tecnologie, e quello che era impossibile un tempo diventa possibile adesso, figuriamoci per Dio, nulla è impossibile a Dio. E allora, perché vi sto dicendo questo? Lo dico alle persone che hanno perso anche delle persone care, oppure qui in mezzo a noi stanno vivendo delle situazioni di sofferenze fisiche, spirituali, psicologiche, di depressione. Ecco, non ti abbattere, nulla è impossibile a Dio. Tutto sembra così, la situazione sembra così forte, così pesante, e pensi che non ci sia niente da fare. Dio ti meraviglierà, come noi adesso ci stiamo meravigliando in questi due o tre anni che la Madonna è passata, ci possiamo meravigliare nelle nostre situazioni. Basta veramente abbandonarci e fidarci di Dio. E mi viene da dire questo pensiero. Oggi noi celebriamo la Santa Messa. Guardate, per i cristiani cattolici, la Santa Messa è il culmine di tutto. Sapete, se adesso solo per un momento, solo per un istante, i nostri cari si facessero vedere con il permesso di Dio, non che cose strane, anzi, approfitto di dire, se qualcuno, anche con il dolore, no? Anche vada a cartomanti, medium, questo non è accetto da Dio, So che il dolore ci vorrei sentire, vorrei così, i miei... No. Questo non è accetto da Dio, non andate da questi cialtroni o da questi che fanno perdere l'anima. E se qualcuno l'ha fatto, venitevi subito a confessare, non va bene. Questo che sto dicendo è un'ipotesi, ma con il permesso di Dio. Se adesso Dio desse il permesso, Padre Franco, che tu
tutti i nostri cari li potremmo vedere con il permesso di Dio, ci direbbero: sentite, ci volete dare una gioia così grande? Bene, prendete l'Eucaristia tutte le domeniche, e anche oggi, in grazia di Dio, si capisce confessare. E perché dobbiamo prendere l'Eucaristia? Cari nostri defunti, cari nostri padri, madri, fratelli, sorelle, figli, amici, perché? Perché l'Eucaristia che noi stiamo celebrando e che celebriamo tutti i giorni, però la domenica, perché la domenica? Perché il giorno del Signore, l'Ecclesia, l'Assemblea, la comunità si riunisce per nutrirsi dell'Eucaristia. E che cos'è questa benedetta sacrestia, questo sacramento? Fratelli e sorelle, forse dobbiamo chiedere un'altra grazia al Signore. Padre Pio, che era un mistico, ce l'aveva, tanti mistici ce l'hanno avuto e non riuscivano a resistere tanto dall'incandescenza di questo sacramento che piangevano. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è l'atto d'amore di Dio più grande che esista nell'universo. E cos'è quest'atto così grande? Che Dio per amore dona la vita per te. E uno potrebbe dire: ma per i santi? No, per te, chiunque tu sei, chiunque, fratelli e sorelle, la dona per il santo, la dona per il peccatore, la dona per il giusto, la dona per gli assassini. Dio è amore assoluto. Guardate, adesso c'è il sole, no? Dio, quando riscalda, non riscalda ai buoni sì e ai cattivi no. Non fa luce ai buoni sì e ai cattivi no. Fa luce su tutti, dà calore a tutti. Il sole ci rimanda a che cos'è l'amore di Dio. Altrimenti il sole non sarebbe sole se scaldasse soltanto chi merita. Io dovrei morire congelato, perché io non merito l'amore di Dio, non merito il sole, non merito il calore. Voi forse meritate, io non merito. Eppure la misericordia di Dio fa che anch'io, misero peccatore, possa meritare questo calore del sole insieme a voi. Pensate all'amore di Dio, pensate all'amore di Dio, e per tutti. Poi nella nostra libertà, nella nostra vita di viventi, scegliamo di allontanarci dall'amore con il peccato, la malvagità, le cattiverie, le disonestà e quant'altro, la superbia del cuore e quant'altro. Ma è una scelta nostra, è una scelta nostra. E allora, ecco, cari defunti, cari amici, parenti tutti, allora questa è l'Eucaristia, l'atto d'amore di Dio. Dio si dona per noi. Dove si dona per noi? Come si dona per noi? Con la croce, fratelli e sorelle. Vi prego, veramente, a volte vedo che, e per una parte mi dispiace, però per una parte che Dio si serve di tutti. Ci sono i giovani, i ragazzi portano il rosario esterno, ma non lo portano per capire che cos'è il Santo Rosario, ma lo portano perché coca fesse la televisione, si mette un rosario, tutti quanti vogliono, ma il rosario, catena dolce che ci rannoda a Dio, ci ricorda Bartolo Longo, no? Vi prego, mettete un crocifisso al collo, se è possibile di legno, la semplicità, no? La natura, no? Se è possibile, altrimenti va bene lo stesso. Mettiamo un crocifisso perché gli altri possano vedere. Ma come mai di un nuovo crocifisso? Ma sei esaltato? No, io sono stato salvato. E la croce mi ricorda che questo Dio, che si è fatto uomo, è morto per me. Poi do un'indicazione, mi dimentico sempre, Padre Franco me l'hanno insegnato, è teologicamente giusto. Quando morì mia mamma, purtroppo, il 2020, chi le manifesta dei morti dice: allora metti mamma Ron nei Campiglioni? No, metti mamma Ron nei Casandrini? No. Gesù crocifisso, coppia manifesta. Poi dico: no, quello è importante, perché noi siamo salvati per mezzo di questo amore crocifisso. Allora quando succede, speriamo sempre il più tardi possibile, dite sempre: scusate, quando dovete mettere in manifesto, prendete quello che scrivete, mettete l'immagine di Gesù, che è Dio, che mi ha amato fino a dare la vita sulla croce. È importante, perché la croce è stata la salvezza di tutta l'umanità. E allora, fratelli e sorelle, ecco che
nostri cari ci stanno chiedendo di offrire il sacrificio eucaristico per loro. Sapete come lo chiamano i padri della Chiesa il sacramento dell'Eucaristia? Farmaco dell'immortalità. Farmaco. Farmaco significa qualcosa che guarisce. Farmaco dell'umanità. E se qualche nostro caro sta ancora in un momento di purificazione, sapete questa Eucaristia che stiamo facendo oggi per i nostri cari? Io lo faccio per mia mamma, se mi permettete, per mio padre, per mio fratello, mia sorella, lo faccio per i miei cari e lo faccio per tutti i casandrinesi. Ma sapete che gioia? Perché loro, rispetto a noi, che vediamo ancora con gli occhi della fede, cioè crediamo, ma non vediamo fino in fondo, vediamo il sacramento, loro vedono come Padre Pio, mistico, ebbe la grazia sempre di vedere Dio che per amore muore. Ma voglio dire, chi è genitore? Alzate la mano chi è genitore. Penso che la maggior parte dei genitori morireste per il proprio figlio, per la propria figlia, sempre, o solo quando è bravo, sempre. Bene, un figlio o una figlia sarebbero veramente peggio di Caino se non vedessero l'amore sacrificato dei propri genitori lungo la vita e, perché no, là dove c'è bisogno anche dare la vita fisica, giusto? E tu rimani incantato e dici: ma quanto ama quel genitore i propri figli, quel padre, quella madre. Questo è bello, che potessimo dire proprio il contrario, questi figli che amano i genitori fino a dare la vita. Dio, che è padre, che è madre, dà la vita per ognuno di noi e per i nostri cari. I nostri cari lo vedono, lo sentono. Quando noi diciamo "oh Dio nel cuore, sento un amore grande", però è sempre un sacramento. Lì io sono sotto la croce, loro vedono l'amore di Dio che veramente sgorga dal cuore aperto di Gesù Cristo e non possono fare altro che ringraziare Dio, ma ringraziare anche noi, perché noi siamo questo ponte che serve a loro per avere l'Eucaristia, prendendola noi, è bellissimo, prendendola noi loro godono di questo amore. Sembra strano, sapete come si chiama nel gergo liturgico della Chiesa teologica? La comunione dei santi, perché non so se lo sapete, in antichità tutti i cristiani, tutti si chiamavano santi prima di chiamarsi cristiani. E chi è il santo? Colui che si sforza di amare e di donare la vita come l'ha fatto Gesù Cristo. Voglio chiudere con Sant'Agostino. Fratelli carissimi, se qualcuno c'è qui che ha il desiderio veramente di tornare a sperare, di tornare a gioire dopo aver avuto una grande sofferenza, bene, come Sant'Agostino, andiamo alla ricerca. Sant'Agostino era un uomo che andava alla ricerca, poi ha avuto delle sofferenze, amici, figli sono morti, e lui è andato alla ricerca, ha incontrato Gesù Cristo nella sua vita. E quando l'ha incontrato, la sua vita è cambiata, già il suo cuore viveva il paradiso. Sapete che ha incontrato veramente Dio su questa terra, non c'è bisogno di aspettare la morte per passare all'aldilà nel paradiso, già vive il paradiso, è solo un prolungamento la morte, perché quando Dio entra nel cuore, fratelli e sorelle, ma veramente tu riesci a vedere tutto, non hai gli occhi spregevoli verso un altro, hai sempre occhi di misericordia, sai sempre scusare gli altri, sai sempre capire, ti ami, ti doni intensamente. Agostino dirà: tardi ti amai, tardi ti amai. Oggi Sant'Agostino, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti amai. Bene, io ti cercavo nelle belle forme, in qualcosa che credevo che mi potesse dare l'appagamento del cuore, ma non l'ho trovato. Ti ho incontrato, ebbene, hai sfondato il mio cuore di pietra, hai sfondato le mie orecchie, mi hai aperto gli occhi, e adesso, bellissima, vorrei che ce ne andassimo da qui con questa immagine. E adesso, attenzione,
anelo a te come una cerva ai cerbiatti. Avete mai visto quell'immagine che i cervi che hanno sete e che bevono l'acqua, no? Per televisione a volte vediamo in questi documentari. Anela a te come la cerva anela ai corsi d'acqua, e io ho sete di te e non vedo l'ora di lasciare questo corpo per unirmi tutto a te e ai miei cari. Ringraziamo il Signore, ci ha graziato, non vogliamo approfittare più di tanto di questo tempo. Io vedo tutto nella logica della provvidenza di Dio, non lo so, forse sono un po' sognatore, ma io credo che Dio mi accompagni sempre, e come accompagna me, accompagna tutti. Siamo dato Gesù Cristo. Salve. Puoi usare
Fratelli e sorelle, ecco insieme la nostra preghiera. Preghiamo anche per le vocazioni. Abbiamo la grazia, avete sempre avuto la grazia di avere tante vocazioni. E mi sembra che questa cosa la Madonna la stia portando avanti. Abbiamo Antimo, che adesso tra poco farà il quarto anno di seminario, di teologia. Abbiamo Don Luigi Silvestre di Casandrino, padre Fabian che è origine, il nonno è di Casandrino. Abbiamo qualche altro giovane, a parte che è il saggio e il santo, veramente lo dico con il cuore, padre Franco. Don Luigi Silvestre. Sì, ci arrivo. Abbiamo tanti sacerdoti, adesso non mi ricordo, sacerdoti anche del passato. Antimo, così, c'è Luigi Silvestre, il cugino di Don Luigi Silvestre, anche in seminario di Casandrino. Un giovane è diventato sacerdote, non mi ricordo come si chiama. No, no. Comunque un altro, Salvatore, che è diventato sacerdote. E poi abbiamo Vincenzo, a proposito, ecco, Vincenzo, adesso Iannicello mi sembra, è della Chiesa del Sacro Cuore, che diventa sacerdote di Casandrino il 14 settembre, l'esaltazione della croce, è troppo lontano, è a Rieti, non ce la facciamo perché lui sta in istituto religioso. Ma quanta grazia! E poi abbiamo anche qualche giovane che sta incominciando a fare discernimento. Guardate, dobbiamo vedere questi segni. E tanta grazia come adesso oggi. Veramente, insieme alla nostra preghiera, ringraziamo il Signore e preghiamo per tutti questi sacerdoti, ma anche i giovani che si apprestano a diventare sacerdoti, che possono essere santi e celebrare questa Eucaristia per tutti quanti. Guardate, i sacerdoti sono uomini come tutti, ma attraverso di loro Dio scende sulla terra, nell'Eucaristia. Allora dobbiamo pregare tanto per i sacerdoti, perché sono i figli prediletti di Dio e della Vergine Maria e dei futuri sacerdoti. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, o Signore, questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per il nostro Signore Gesù Cristo. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Agostino di Ippona e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna dell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna dell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane,
prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i nostri cari defunti che sono in questo cimitero, ma ricordati anche di tutte le anime del purgatorio e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agostino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Pace a tutti, Agnello di Dio. Agnello di Dio che toglie il
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Centro qua dove sta l'altare, se c'è qualche signora o signore anziano che non si può muovere qualcosa, basta che alzi un po' la mano e andiamo direttamente là per non disperderci, cerchiamo di venire e poi ve ne andate dai lati. Thank you.
croce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta al cuore sempre di più. Adesso facciamo l'orazione finale, vi do la benedizione, poi dopo ecco noi andiamo, come facciamo tutti gli anni, a omaggiare ecco, il parroco Don Peppino Vitale, andiamo proprio due minuti veloci vicino alla sua tomba, nella cappellina, prima stava in fondo, forse nella cappellina a sinistra, ecco, per chi deve andare vada. Voi con il carro e la Madonna ci aspettano un attimo, due minuti, poi ci mettiamo in cammino e ringraziamo il Signore. È bello se possiamo andare tutti dietro la Madonna. E poi vi ricordo stasera, non vi fate scoraggiare dal tempo, stasera abbiamo un momento parrocchiale, cioè questo piccolo concertino di musica classica napoletana che facciamo tutti gli anni. Non vuole essere il concerto della festa, è un intrattenimento parrocchiale. La musica classica napoletana piace a tutti, giovani, meno giovani, bambini, grandi. Ci si siede, si sta lì un
paio d'ore, ci si diverte un po' e poi si torna a casa e ringraziamo Dio. Se vedete maltempo, almeno ci dice adesso la tecnologia, no? Ci dicono che pioverà verso, è maltempo, ma pioverà verso mezzanotte. Noi a mezzanotte abbiamo quasi finito, perciò, ma poi Dio ci aiuterà. Perciò, voglio dire, non vi fate scoraggiare. È bello passare questo momento serale del lunedì della festa. Preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membra del suo corpo siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione andiamo, poi se la banda musicale nel frattempo che noi così intrattiene un po' qui con qualche canto mariano. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beatissima Vergine Maria e di Sant'Agostino, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei voce di Santo, che è il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te.
sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo e valoro, Signore, splenda ad essi nella giusta terra e riposo in pace. L'eterno riposo dona a lui, Signore, splenda a lui la giusta terra. Maria Madre di Casalino, prega per noi. Sono piano che si da questo fatto là. Andiamo. Ciao, arrivederci.